Oh, bella Fra! Oh, Fab! Come va? Va bene, stavo leggendo le notizie, ora mi sono depresso. Tu ancora che leggi le notizie, dai! No, vabbè, stavo a leggere perché questa cosa, cioè, veramente una tragedia mai vista prima, comunque, proprio il terrore negli occhi delle persone. Cioè, un cataclisma, ti arriva così all'improvviso sta cosa e non... Perché è successo? Hanno annunciato un altro focolare? Ma che focolare? A parte il focolaio! E poi no, no, non è quello, è che parlano di Michela che conduce CCN. Ah, quindi alla fine è vero? Vero sì, Fabrizio, siamo qua per girare. Sì, ma che ne so, io pensavo fino all'ultimo che succedesse qualcosa, no? Io pure ci ho sperato, ma... Senti, ma te perché lo fai? Che c'hai debiti, c'è una famiglia da sostenere, dai, me puoi dirlo. Ma guarda, in verità, cioè io per una volta in vita mia voglio fare una cosa per me. Cioè, ho deciso di mettere da parte un po' di soldi e realizzare il mio sogno. Cioè? Ma se state, voglio stare a Mykonos, 2 mesi sbracato così senza fa un cazzo, sai un cazzo? Sì, capisco. E te invece perché lo fai? No, a me piace farmi del male. Ah, infatti te sei un po' masochista. Sì, sì, c'ho tendenza. Belli! Oh, come va, come state? Come procede? Bene, bene. Stanno piacendo le puntate? Vanno molto benissimo? Un sogno. Benissimo. D'altronde con te non avevamo dubbi. Eh? Ah, grazie, grazie. Poi ci voleva un programma fresco, dinamico. Sì, sì. E quale persona meglio di te alla conduzione? Sì, poi in realtà ci sono persone piene di talento, veramente. E ci siete anche voi in mezzo. Grazie. Incredibile. Infatti, incredibile. Grazie per questa opportunità. Grazie per... Beh, allora vado che ho i giornalisti sotto casa, poi non ci metto 40 minuti per entrare. Che scherzi, vai, vai, muoviti, anzi, corri. Ciao, ciao ragazzi. Vai. Okay, vai. Giornalisti, ciao. Ciao. Questa è aspettata la pandemia per fare il programma tutto suo, capito? Ci sono i teatri chiusi, i cinema chiusi e lei non c'ha concorrenza. Cioè, ma sempre che ne abbia creato lei il virus. Beh, non mi stupirebbe. Tu considera, ti ricordi a maggio che dicevano che avrebbero voluto riaprire le chiese? Beh? Lei ha fatto domanda in seminario per diventare sacerdote. Voleva avere un palco tutto suo, capito? Disposta a tutto, sì. Voleva avere un po' d'attenzione. Oh, stiamo in campana, Fabrizio. Ah, sì, attento.